Cari seguaci, cari italiani, in questo video voglio riflettere con voi su una questione molto importante ed attuale. Non abbandonare il video e guardalo fino alla fine per non perdere il filo del ragionamento. Dopo averlo visto, se ti fa piacere, lasciami un commento con un tuo pensiero. Inoltre, se vuoi, condividilo anche con qualche tuo amico o contatto. Negli ultimi anni stiamo assistendo ad un fenomeno particolare. Ne ho parlato anche in un altro video. Il video è intitolato LGBT, strumento per scoraggiare le nascite. Se non lo hai ancora visto, ti consiglio di farlo. In pratica io sono convinto che molte persone siano influenzate, dalla politica, dai mass media e da specifiche aziende, per quello che riguarda la propria sessualità. Per me, possono inventare qualsiasi legge, possono influenzare le persone come vogliono e possono anche diffondere idee basate su nuove mode, ma la mia visione è che esistono soltanto due generi. Uomo e donna. Tutto il resto non è natura. Per procreare servono un uomo ed una donna. Questo è l'unico meccanismo che fa funzionare l'umanità da sempre. Pur se ci siamo evoluti e pur se abbiamo incredibili tecnologie, per procreare con facilità, occorre semplicemente un uomo ed una donna. Potrebbe sembrarti riduttivo, ma il mondo funziona con leggi semplicissime. Io rispetto tutti ed ognuno può fare ciò che vuole della propria vita. Ma la natura non può essere ingannata. Uomo e donna, punto. Il resto è soltanto propaganda politica e business per certe nuove attività. Da una parte alcune fazioni politiche hanno messo in testa al popolo che è possibile cambiare il concetto di famiglia e di procreazione. In molti ci si riconoscono pienamente, adottano quello stile di vita e quindi danno consenso politico attraverso il loro voto. Dall'altra parte ci sono nuove attività imprenditoriali che colmano la domanda di queste persone. Come ad esempio le agenzie che offrono mamme per la gestazione. Insomma, politica ed aziende guadagnano grazie alle nuove credenze e alle nuove mode di alcuni. Fammi sapere se anche tu sei dello stesso parere scrivendolo nei commenti. Prima di salutarti, voglio chiederti se non lo hai ancora già fatto, di iscriverti a questo canale. Con la tua iscrizione, insieme, diffonderemo le verità che ci vengono nascoste. Attiva anche la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi video. La verità fa male, ma qualcuno deve pur raccontarla. Al prossimo video!